oisca la terra, inondata dalla nuova luce, lo splendore del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Si rallegri la Madre Chiesa, tutta splendente della gloria del suo Signore, e in questo tempio risuoni unanime l'acclamazione del popolo in festa. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esprimere col canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è immolato l'agnello, che segna col suo sangue le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, i nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva i credenti in Cristo dall'oscurità del male e dalla corruzione del mondo, e li consacra all'amore del Padre nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo ha spezzato i vincoli della morte e dagli inferi risorge vittorioso. Oh, mirabile condiscendenza della tua carità, oh, inestimabile tenerezza del tuo amore per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il figlio. Senza il peccato di Adamo, Cristo non ci avrebbe redenti. Felice colpa che ci meritò un così grande Redentore. Il mistero di questa notte santa sconfigge il male, lava le colpe, rende l'innocenza ai peccatori e la gloria agli afflitti. Oh, notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella liturgia solenne del cero, simbolo
simbolo della nuova luce. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo offerto in tuo onore, per rischiarare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce inestinguibile. Salga a te come profumo soave, si confonda con gli astri del cielo, lo trovi ancora acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo tuo Figlio, che risuscitato dai morti, irradia sugli uomini la sua luce serena e insieme con te vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza. Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo
per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali ha alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide che quanto aveva fatto era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come in un'otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore.
come da te noi speriamo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e gli disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in terra i tuoi figli, e nel sacramento del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni,
Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu, intanto, alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare.
I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Andiamo al Signore. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Andiamo al Signore. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Andiamo al Signore. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ho richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come i giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te, e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore, che ti usa misericordia. Afflitta, percossa da turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre, e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura e le tue porte saranno di berilli. Tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Grande sarà la prosperità dei tuoi figli. Sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera è ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa vede realizzata il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Alle sorgenti della salvezza.
Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e il mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nella via del bene. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta, Israele, i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele? Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, ma dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate e hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confortato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe suo servo, a Israele suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti la abbandonano moriranno. Ritorna Giacobbe e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio
è da noi conosciuto. Parola di Dio. Rendiamo grazie. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Preghiamo. O Dio, che accresci sempre la tua Chiesa, chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Il figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava sulla terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira, per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia la casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità
e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Preghiamo. O Dio, che nelle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento ci insegni a celebrare il mistero pasquale, fa che comprendiamo l'opera della tua misericordia, perché i doni che oggi riceviamo confermino in noi la speranza dei beni futuri, per Cristo nostro Signore. Amen. Il canto dell'inno di lode del Gloria, il suono delle campane e dei campanelli si uniscono alle nostre voci. La Chiesa intera canta con gioia e solennità perché Cristo è risorto, è veramente risorto. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che ogni peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. O Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima, siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rispondiamo alle parole dell'Apostolo Paolo e predisponiamoci all'ascolto del Vangelo della Resurrezione con il canto dell'Alleluia, che ritorna dopo i 40 giorni della Quaresima e che diviene il tipico canto pasquale. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso? È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 fratelli e sorelle, buona e santa Pasqua, perché Cristo è risorto e lo stiamo celebrando appunto in questa veglia. Bello il Gloria, solenne, maestoso, proprio perché esprime tutta l'esultanza della nostra fede. Bello l'Alleluia, brillante, squillante, perché appunto crediamo in questo grande annuncio. Meditative appunto queste nove letture appunto ascoltate, che ci hanno pian piano condotto appunto fino al grande evento della risurrezione, tutta una storia appunto che andava verso questo grandissimo fatto proprio della nostra salvezza. Un po' lascia proprio a desiderare invece il mio tentativo disastroso di lucernario, praticamente. Vabbè, vedrete che un'altra volta la ciambella riuscirà con il buco. Come dicono negli ambienti politici, istituiremo una commissione interparlamentare con due sottocommissioni bicamerali per risolvere questa cosa e trovare il modo di farlo bene.
Ci tenevo che il momento della benedizione del fuoco, il guardare il fuoco, il sentire il calore del fuoco, non fosse solo di noi tre o quattro o cinque qui sull'altare, ma di tutta quanta l'assemblea, e anche la preparazione del cielo pasquale con i cinque grani che indicano proprio le piaghe di Cristo e il suo essere Signore della storia fosse proprio veramente condiviso da tutti quanti. Avremo modo comunque in qualsiasi caso di farlo bene magari un'altra volta. E una piccola riflessione, semplicemente raccogliamo appunto dalla liturgia della parola che abbiamo appunto ascoltato, da questa abbondanza di parola, un solo spunto, come lo scorso anno dalla terza lettura, quella che insieme al Vangelo della Risurrezione è la lettura fondamentale della veglia pasquale, perché è la Pasqua degli Israeliti, la loro uscita appunto dall'Egitto. A questa lettura fa seguito in continuità, avete sentito senza dire l'acclamazione parola di Dio, il cantico di esultanza del popolo che appunto ha attraversato il Mar Rosso e ha ottenuto la libertà dagli egiziani, si incammina per il deserto per arrivare alla terra promessa. Ecco questo cantico di esultanza, è un inno che appunto Israele eleva al Signore, eleva a Yahweh. E dicono gli israeliti: Signore, grazie, grande è il tuo nome, tu sei un prode, cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Fratelli e sorelle, cosa avrebbero potuto cantare quella sera gli israeliti? Avrebbero potuto dire: caspita, che fortuna che abbiamo avuto, noi siamo passati all'asciutto. Gli israeliti, invece gli egiziani no, sono stati sommersi dal mare. Avrebbero potuto cantare: accidenti, che combinazione. Oppure ancora avrebbero potuto cantare: perbacco, che coincidenza. E invece cantano: Signore, tu sei mia forza e mio canto, sei il mio Dio e ti voglio lodare. Riconoscono che l'intervento che li ha salvati è quello di Dio. Non è stata appunto una casualità, una bella coincidenza, una bella fortunosa combinazione, ma è stato appunto l'intervento di Dio. Chiediamo al Signore anche noi questa sera e durante il tempo pasquale che contempla Cristo vivo nella sua Chiesa, chiediamo di accorgerci della sua opera in noi. Spesso noi l'attribuiamo alla buona sorte, alla buona fortuna, o anche a quell'imprecisata mente che non si capisce bene che cosa sia e che noi chiamiamo destino. Mentre invece magari è il Signore che ci sta guidando, ci sta accompagnando, ci sta educando nel cammino pasquale appunto della nostra liberazione, del nostro cammino pasquale che passa dalla croce alla risurrezione. Chiediamo al Signore di percepire e accorgerci appunto della sua opera di salvezza, che non significa che allora sempre ci andrà tutto bene naturalmente, ma che in un modo o nell'altro il Signore ci educa e appunto ci fa pian piano uscire dall'Egitto, il che è come un parto, è qualcosa anche chiaramente di difficoltoso, ma è una sua opera, non è semplicemente un caspita che fortuna, è un cantiamo al Signore. Stupenda è la sua vittoria. Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore nostro Dio perché benedica l'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo in questo terzo momento della veglia, la liturgia battesimale. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Da questo dono della creazione tu hai fatto un segno della tua misericordia attraverso l'acqua del Mar Rosso.
L'hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con l'acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nella vacro battesimale. Ravviva dunque in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo. E donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Al termine del cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e ci siamo impegnati a servire Dio. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Con queste offerte accogli, Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia, ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. E qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi con gioia il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Infondi in noi, Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione solenne, del canto dell'antifona mariana pasquale del Regina Celi, due avvisi per la giornata di domani, domenica di Pasqua, la messa chiaramente con l'orario festivo alle 8, alle 10 e in più anche alle sera alle 18:30.
alle 16.30 nel pomeriggio il rosario e i vespri solenni. Vorrei anche fare dei ringraziamenti a padre Venceslau, che ha confessato molto appunto in questi giorni, ha condiviso con noi questi giorni del Santo Triduo Pasquale, la Scuola Cantorum, che questa sera appunto ci ha aiutato a pregare molto bene, i chierichetti, i ministranti, i lettori, tutti i volontari e le volontarie che hanno preparato appunto la Chiesa e anche tutti coloro che hanno collaborato durante il cammino della Quaresima nelle Via Crucis e anche appunto nei centri di ascolto della parola. Grazie veramente a tutti quanti, perché possiamo fare insieme appunto l'esperienza del tempo liturgico del Cristo risorto. Cristo risorto che naturalmente possiamo anche ricordare portando a casa i lumini. Non lasciatemeli qua, ma portateli appunto a casa. Se c'è qualche lumino avanzato in giro da qualche parte, prendetelo pure su, portatelo magari a qualche persona che non ha potuto essere qui presenti. A tutti naturalmente giunga proprio questo augurio pasquale e questa solenne benedizione. L'unica cosa che c'è una brutta notizia in mezzo a tutte queste belle notizie di questa sera: Cristo è risorto, Cristo è con noi, cammina con noi, ci guida e via dicendo. C'è però una brutta notizia: questa sera dormiremo un'ora in meno, quindi ricordatevi di portare avanti l'orario, ahimè praticamente, ma ne vale la pena, dicono che si risparmiano tanti e tanti milioni di euro, quindi un sacrificio naturalmente che ne vale la pena. Il Signore sia con voi. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Thank you.
Thank you.